toccarci i dintorni, come sempre parleremo di prima e di seconda categoria, oltre che di sport minori. Lo faremo con l'ausilio dei nostri ospiti in studio. Andiamoli subito a presentare. Di fianco a me c'è il presidente del Torino di Sangro, Nino D'Ifonso, lo vedete inquadrato. Di fianco a lui il vicepresidente della stessa società, Claudio Primavera, e torno a trovarci come sempre il nostro amico e collega Luigi Davide, con lui faremo una disamina anche degli altri gironi che trattiamo abitualmente, oltre alla prima categoria girone B, di cui ci occuperemo principalmente con i nostri ospiti, parleremo anche di prima categoria girone C, seconda girone D e seconda girone F. Ma adesso andiamo con i risultati e la relativa classifica, oltre alla classifica marcatori del girone B. Risultati della seconda giornata di ritorno: Audax Palmoli, Virtus Cupello 2-2, Casalbordino Torino di Sangro 1-1, Fara San Martino Tornareccio 2-0, Fossacesi Ascerni 1-0, Orsogna Paglieta 3-1, PGS Vasto Altinese 2-1, Popoli San Vito 83 2-0, Robur Castiglione Trigno Celenza 1-2. Vediamo la classifica. Al comando il Popoli con 34 punti, segue l'Orsogna 33, Torino di Sangro e Trigno Celenza 30, Fara San Martino 28, Tornareccio, Robur Castiglione e Fossa Cesia 26, Casalbordino 23, Virtus Cupello 21, San Vito 83 19, PGS Vasto 18, Altinese Paglieta 16, Scerni 14, Audax Palmoli 8 punti. Questa è invece la classifica dei marcatori. Al comando Luca Aquilano del Trigno Celenza con 18 reti, Di Palma della Robur Castiglione è a quota 14 con 11 gol, Ronzitti della PGS Vasto, Gualtieri del Torino di Sangro, Gian Giordano del Fara San Martino, D'Ortona del Fossa Cesia e Cupido dell'Orsogna con 9 gol, Tumini del Casalbordino con 8 reti, Severo del Virtus Cupello e Bonacci del Torino di Sangro con 7 reti, Marzocchetti della Virtus Cupello e D'Inunzio dell'Orsogna. Infine con 6 gol, Lanci del San Vito 83, Grassi dello Scerni e infine De Vitis del Fara San Martino. Questa è la classifica marcatori, è quello che vedete in sovrimpressione, invece il nostro numero telefonico per chiamarci ed intervenire eventualmente per porre delle domande ai nostri ospiti oppure per fare delle precisazioni sulla giornata calcistica di ieri. Adesso intanto ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e poi torneremo in diretta con Calcio e Dintorni. Bene, torniamo in studio e parliamo con i nostri ospiti del Torino di Sangro, innanzitutto poi anche con Luigi Davide per un commento di chiusura a questa seconda giornata di ritorno nel campionato di prima categoria Girone B. E parliamo con il presidente Nino D'Ifonso di questo pareggio colto ieri sul terreno del Casalbordino, un quasi derby vista la relativa vicinanza tra le due località. Una partita è stata bellissima, solo che ci sta un po' stretti per noi. Un pareggio che fuori casa può star bene, però per la nostra classifica no. Siamo un po' allungati dalle prime due. Un risultato, diciamo, negativo per come ha giocato la squadra. Ha giocato benissimo, siamo andati in rete in prima noi, un gol annullato, qualche calcio di rigore, a prescindere tutto hanno giocato bene tutta la squadra. Primavera, un giudizio su questo Casalbordino che quest'anno rispetto alla stagione scorsa non sta disputando un campionato così esaltante? Sì, è sempre una squadra da non sottovalutato, che ha degli elementi di categoria superiore, dei ragazzi molto bravi. Sì, è vero, non sta disputando lo stesso campionato dello scorso anno. Evidentemente non funziona qualcosina, ma credo che sarà una squadra che non lotterà per il campionato, ma darà fastidio a molte squadre. Presidente D'Ifonso, si diceva anche prima della trasmissione, vanta credo un record in prima e seconda categoria, il più giovane presidente tra questi campionati. Quest'anno ha compiuto il 27° anno, ma 6 anni fa, quando è diventato presidente, ne aveva 21. Sì. Come mai questa scelta di prendere le redini massime della società? Era piccolo e dispiaceva che la società moriva. E allora a settembre stavo vedendo che la società stava scomparendo e l'abbiamo ripreso insieme a Primavera e poi un'altra persona che ci ha dato molto a cuore e ci dà ancora molto, è Domenico Priora, allenatore, che sta facendo di tutto per il Torino di Sangro.
Abbiamo fatto un bel campionato quest'anno, non ce l'aspettavamo. Ad agosto non sapevamo se facevamo la prima, la seconda, senza giocatori, tutti giocatori nuovi rispetto all'anno scorso. Siamo contentissimi che stiamo a questo punto, terzo in classifica. Tutto di guadagnato, quello che viene. Primavera, la squadra, la società del Torino di Sangro può vantare anche un considerevole e consistente settore giovanile. Sì, infatti anche l'Andreotti quest'anno sta disputando un ottimo campionato, si trova tra le prime posizioni in classifica, sono dei ragazzi molto validi, hanno molta voglia di lavorare, molti vengono in prima squadra, oltre ai fuori quota dell'obbligo. Ci sono dei ragazzi molto validi, noi li inseriamo domenica dopo domenica e loro rispondono alla chiamata del mister. Siamo molto soddisfatti di questo gruppo, ci vogliamo lavorare molto sopra, con la speranza di avere un futuro con loro molto bello. Presidente, c'è una differenza tra la seconda categoria nella quale avete militato l'anno scorso e questa prima categoria, soprattutto anche a livello di gironi? Sì, senz'altro, cioè, notevolmente. Innanzitutto adesso si gioca più a calcio. L'anno scorso ogni domenica era una guerra. Eravamo proprio sconcertati, insomma, non era possibile più andare avanti così. Insomma, la prima categoria è tutta un'altra cosa, più tranquilli, si gioca a calcio. Poi con questi fuori quota almeno hai la possibilità per forza di mettere in campo, quindi è anche vedere sempre gente che gioca 40 anni, insomma, in seconda, in prima, inizia a avere un po'... L'anno scorso ci sono stati degli episodi piuttosto gravi. No, lasciamo perdere, non ne rivediamo più perché non voglio neanche più pensarci, insomma. Sono contento che siamo arrivati in prima categoria, quest'anno l'obiettivo nostro è di fare un bel campionato. Poi vedremo, insomma, noi siamo giovani, quindi vogliamo andare sempre più avanti. Primavera, qual è la favorita alla vittoria finale? Mi sembra un campionato piuttosto equilibrato quest'anno, anche se il Popoli sembrerebbe avere le carte in regola, sì, per tornare in promozione. Credo che Popoli sia la squadra più attrezzata, perché noi l'abbiamo visto quando sono venuti a Torino di Sangro, hanno un gruppo molto unito, una squadra molto ben messa in campo, gioca un ottimo calcio. Credo che sia la squadra favorita alla vittoria finale. Anche Orsogna è una squadra ben attrezzata, di giocatori molto validi. Quindi credo che sarà una lotta. Sì, penso 4-5 squadre. Cialenza, secondo me, è la squadra che esprime il miglior calcio del nostro girone. È una squadra molto giovane, ha dei giocatori molto validi. A me piace molto tanto il loro modo di scendere in campo, di giocare, giocano con grinta, con una cattiveria agonistica, quello che ci vuole. Credo che anche Cialenza dirà la sua fino alla fine. Per quanto riguarda invece la zona play-out, o meglio la zona retrocessione, quali squadre vede maggiormente invischiate? Audax Palmoli ha comunque... Sì, però anche qua, insomma, non è detto l'ultimo perché vediamo la PGS, abbiamo visto domenica scorsa che gioca bene, lo Scerni che dà anche filo da torcere a tutti, insomma, l'Audax che si sta rafforzando, insomma, secondo me è tutto, non è nulla, dipende da tutte queste partite qua. Chi vede un po' in bilico è l'Altinese. Dopo la sconfitta di ieri, anche se sta un po' in più in su, però non so, mi sembra che l'allenatore si è dimesso, le voci. Sì, vediamo. Tutto là, sono 4-5 squadre che all'inizio avevano fatto un'altra politica, adesso si sono rafforzate tutte. Tipo l'Altinese, lo Scemi, è impossibile che retrocedano dopo la promozione, vanno in seconda. Luigi, a ulteriore commento di questa giornata, cosa possiamo aggiungere? Il ritorno di Mimmo Maranci, forse? Io aggiungerei innanzitutto un altro nome alla società del Torino di Sangro. Forse il presidente non ha pensato, diciamo, più a tutta l'organizzazione, cioè, però io metterei pure un certo Nicola Di Camillo, che è il vostro segretario, io conosco da tanti anni e sta dietro la squadra, è colui che
che come non lo abbiamo ripreso, la gara di tornare anche su per forza. Sì, ecco, sì, perché è un elemento secondo me indispensabile, quindi chiedo scusa se è preciso. E poi per quanto riguarda invece il discorso che hanno fatto loro è giustissimo, io invece direi, aggiungerei che il Popoli forse è l'unica formazione partita con lo scopo preciso di cercare di tornare in promozione, mentre le altre, forse il Fara San Martino aveva certe ambizioni, ma le altre, sia voi, l'Orsogna, siete delle matricole terribili, che poi non sono delle sorprese perché magari, oppure state confermando strada facendo che le cose non nascono così per caso, evidentemente ci sta sotto la società, c'è sotto un ragionamento, ci sta sotto il lavoro. E quindi mi congratulo con voi e con l'Orsogna perché appena arrivati in prima categoria avete mostrato che siete lì in lotta per... Noi siamo ancora più contenti ripeto di nuovo, tra la seconda e la prima abbiamo cambiato tutti i giocatori. Sì, appunto, non è difficile amalgamare tutti i giovani, certo, insomma, tutti di corpo. Certo, però insomma, voi ci avete pure un certo Priori che è una persona bravissima, gioca in un certo modo, l'ho visto pure io un paio di partite. Sì, sì. Ho avuto l'occasione di vedervi e diciamo che poi per quanto riguarda il gruppo lì davanti bisogna a parte stare attenti, ci sta sempre il Fara San Martino che arriva, ecco, sta prendendo una certa costanza, quindi piano piano arriva, certo se lì davanti il Popoli, l'Orsogna e voi non fate passi falsi, perché ieri non avete fatto un passo falso a Casalbordina, in sostanza è un risultato che ci poteva stare, perché Casalbordino era reduce da un paio di sconfitte, quindi pure il Casalbordino non è che è una squadra ultima arrivata e non è che perde sempre, in sostanza. Poi hai detto bene, Presidente, avete detto benissimo, a tutti e due avete nominato il Trigno Celenza. Il Trigno Celenza l'anno scorso è stata la rivelazione del campionato, quest'anno sino a 4-5 domeniche fa era ugualmente la rivelazione positiva, perché tutti giovani, come abbiamo già detto, tutti locali, e adesso non mi sembra più soltanto una sorpresa. Questa è una squadra che può arrivare in alto, perché come avete detto pure voi, gioca bene, sono messi bene in campo, ci hanno grinta i ragazzi da vendere, e poi ci sta Franco Felice, mi sembra che abbia trovato gli elementi adatti per fare il suo gioco, perché giocano bene, quindi anche sarei attento pure al Trigno Celenza. Invece per quanto riguarda giù, la lotta giù, ieri non è accaduto quasi niente, perché le cose sono rimaste quasi tutte come erano. Sì, però non è detta nemmeno lì l'ultima, perché l'Audax, che fino a domenica scorsa per me sembrava spacciata, avevo detto pure che probabilmente solo l'Audax potrebbe essere considerata, invece ieri no, il discorso dopo ieri cambia, perché Mimmo Marangi è tornato e mi sembrerebbe proprio il caso di dire, è tornato, diciamo, la voce del padrone si è fatta subito sentire, perché ieri ha giocato, ha pareggiato, ha fatto due gol, ha preso due legni, quindi questo dimostra che l'Audax, che perdeva sempre, intanto ieri non ha perso, e può essere che lungo il proseguo del campionato, mancano ancora 14 partite, se non sbaglio, qualcosa potrà succedere pure là sotto. Quindi è, ripeto, un campionato veramente di quelli che non se ne vedevano da molti anni, perché c'era stato sempre un padrone sicuro e poi qualche altra squadra certa condannata a retrocedere, invece quest'anno vediamo invischiate lì sotto Scerni, Altinese, PGS, che non sono squadre da poter retrocedere, il Paglieta. Sulla carta tutte queste squadre qua non potrebbero retrocedere, perché rappresentano qualcosa in più della semplice squadretta che va la domenica, va lì e si diverte. No, ci stanno dietro realtà importanti, quindi sarà veramente bello da vedere questo campionato. Bene, chiamava Meuccio del San Salvo, facendo un grande in bocca al lupo agli ospiti squisiti, dice continuate ad onorare la prima categoria, saluta anche che l'avvocato, credo Iammarino, se non leggo male, con una dedica, passano gli anni, passano le stagioni,
ma gli affetti veri non passano mai. Adesso non so chi sia l'avvocato Iammarino, comunque. Iammarino è un nostro giocatore. Sicuramente. Che lui ha giocato tanti anni con noi e quest'anno è tornato con noi a darci una mano. Ho capito. È avvocato? Sì, è avvocato. Bene, poi c'è una telefonata per Luigi, ma riguarda il campionato di prima categoria Girone C, quindi ne parleremo dopo. Volevo concludere parlando ancora di prima categoria Girone B con i nostri ospiti e con la formazione che, avendola affrontato, vi ha maggiormente impressionato, Presidente. Ma sinceramente, qual è stata? Il girone di andata è stato, insomma, l'unica squadra che veramente che ha giocato bene è stato Eccellenza e il Popoli. Però ti ripeto, il ritorno sarà tutte le partite, dall'ultima alla prima in classifica, è tutta da giocare, tipo l'Audax, l'Altinese, lo Scerni, vai tutto a giocare belle partite. Ci può essere tutto da giocare, 14 partite, 13 partite rimaste. Con Primavera volevo parlare invece degli elementi che magari potrebbero disputare un campionato superiore a quello di prima categoria. Ci sono elementi tecnicamente validi in questo girone B? Sì, ci sono degli ottimi giocatori, sempre i giocatori che c'ha la Robur sono tutti giocatori di categoria superiore, molti lo scorso anno giocavano in promozione, in prima, ma secondo me sono giocatori che possono giocare in categorie superiori, senza dubbio, ma ci sono anche altre squadre che hanno questi elementi, vuoi per motivi di lavoro, vuoi per altri motivi che non possono impegnarsi nelle varie sedute di allenamento, quindi scendono di categorie e fanno delle differenze. Bene, adesso noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi parleremo del campionato di prima categoria Girone C. Sì, dopo la pubblicità aggiungi qualcosa. Dopo cambiamo argomento, scusami. Va bene. Volevo sentire soltanto se le voci che davano Nicolino Di Santo dimissionario dall'Altinese, ecco, volevo soltanto così lanciare, così qualcuno che sa qualche notizia in più magari ci telefonasse. Va bene, allora 0872 44 744 è il numero telefonico e adesso la linea alla regia. Bene, siamo tornati in diretta con Calcio e Dintorni. Prima di parlare del girone C di prima categoria, Presidente Di Fonso voleva aggiungere qualcosa sul Tornareccio, che è una squadra piuttosto ostica, sì, si diceva. Abbiamo parlato di tutti, però tranne del Tornareccio, che il Presidente Iacovanelli saluto tanto. È una squadra che dà filo da torcere, insomma, anche se metà classifica, però dalla sua. Andiamo a vedere, giocatori non sembra, però ha bravi giocatori. Bene, adesso passiamo alla prima categoria, Girone C, che commenteremo con Luigi Davide, i risultati della seconda giornata di ritorno. Alanno Atletico Colli 6-1, Arabona Adriano Flacco di Giuliano Teatino 2-1, Arielli Villanova 0-2, Buttianico Torrevecchia 1-0, Castilenti Rosciano 1-1, River Montupoli 3-3, Vestina Colle Corvino 1-2, Vispianella Faresina 1-0. Questa invece è la classifica. Al comando il Colle Corvino con 46 punti, Alanno 36, Buttianico 33, River 28 con una gara in meno, Arabona 27, Adriano Flacco 26 anch'essa con una gara in meno, Faresina 25, Torrevecchia 20, Vestina e Montupoli 18, Rosciano 17, Villanova e Vispianella 16, Castilenti e Atletico Colli 15, Arielli chiude con 13 punti. Questa è invece la classifica dei marcatori. Al comando due calciatori, Di Pentima dell'Adriano Flacco e Sileno del Colle Corvino con 13 reti, a 11 Triozzi del Vestina, 10 gol per Neia della Faresina e Ferrante del Buttianico, 9 reti per Marcucci dell'Alanno e la Monaca del Torrevecchia, a quota 7 Leone del Castilenti, Ferraro del Colle Corvino e del Granmastro della Vispianella, infine con 6 gol Sabatini dell'Alanno, Rutolo del River 65, Mincone del Torrevecchia e Di Peppe del Buttianico. Buttianico che doveva essere questa sera, ma per vari motivi non è qui con noi in studio. Hanno rinviato la data da destinarsi. Per te Luigi c'era una telefonata di un tifoso del Montupoli che ti chiedeva di commentare la poca sportività, e non vado oltre perché aggiunge altre cose, dei dirigenti del River
dice lui era testimone, tu dici, eri testimone durante la partita Montupoli-River. Certo ero testimone, perché tu come ben sai ci sta in atto anche qualcos'altro oltre che commentare le partite, e si dovrebbe intitolarsi la panchina tra le panchine, perché quella è una panchina dalla quale si vedono tante cose, si vede veramente tutto, si ascolta tutto. E in effetti quel tifoso c'ha ragione, ma non poca sportività da parte del River, perché non bisogna dire il River, perché il River è una società modello, è una società veramente da guardare, educata. E poi se ieri c'era in panchina un dirigente magari un po' troppo su di giri e si è comportato male, questo è vero, bisogna dirlo, e chiaramente ha suscitato la reazione dall'altro lato, dall'altra panchina. È successa una mezza parapiglia, per fortuna che c'ero io, ma non che ho fatto parkour, che mi sono messo in mezzo, insomma, ho cercato. Poi l'arbitro Dorazio Di Lanciano ha visto tutto, tant'è che ha espulso prima il dirigente del Montupoli che aveva reagito, poi sembrava che non avesse visto niente, invece il ragazzo ha visto tutto e ha cacciato pure il dirigente. Però a questo proposito, prima stavo parlando con i signori del Torino di Sangro, dicevo, vogliamo dare quasi sempre la colpa agli arbitri, vogliamo dare tutto, perché gli arbitri, quali, è vero, anche ieri è stata una giornata nella quale su 30 persone intervistate almeno 25 hanno detto che l'arbitraggio non è stato sufficiente. Però se continuano ad accadere episodi come quello di ieri, è chiaro che il povero arbitro già ha le sue, perché si preparano in un certo modo, sono pochi, devono far fronte a tante esigenze, eccetera. Quindi non riescono ad emergere, non hanno possibilità di fare esperienze. Se poi le esperienze le devono fare sui campi come quello di ieri, allora io dico che questi poveri ragazzi bisogna veramente che si tutelino di più, perché si incomincia da una panchina ad urlare, perché il mister una volta deve stare seduto, hanno fatto il regolamento nuovo, il mister può stare in piedi e gli hanno fatto pure i segni dove può stare, quindi il mister si sposta da qua, là c'ha un raggio di 10 metri, però che cosa c'entrano gli altri? Io vorrei domandare perché parla il vice allenatore, perché parlano i ragazzi che stanno in panchina, perché parla il presidente contro l'arbitro, arbitro fischiaci una punizione, arbitro non hai visto questo, arbitro non hai visto quest'altro, il povero ragazzo a un certo punto che può fare? Potrebbe anche andare in bambola. In bambola. Quindi non facciamo niente noi dalla panchina o dalle panchine per aiutare questi ragazzi. Dopo, chiaramente, possiamo dirgli soltanto male, ma questo non mi sembra giusto. Perché quello che è successo ieri, il ragazzo, innanzitutto, secondo me, ha visto tutto quello che c'era da poter vedere, perché la partita è stata spigolosa, messa sul piano del nervosismo dall'inizio, non so perché, il River non gioca così e nemmeno il Montupoli, però ieri chissà, forse l'aria del derby, che poi non so quale derby si fosse, se avesse giocato Montupoli Miglianico avrei pure potuto capire, però insomma col River, poi il River stesso, perché è caduto nella trappola il River, non è che il Montupoli ha fatto la trappola, però non so perché, due squadre che solitamente giocano in modo tranquillo si sono accesi in mezzo al campo ogni tanto qualcosa, il povero ragazzo dell'arbitro a un certo punto pure avrà sbagliato, ma certamente gli errori li hanno fatti più i ragazzi in campo, oppure noi ragazzi in campo sono stati poi là, e c'è un altro discorso. Quando un ragazzo che sta in campo sente il proprio, nemmeno allenatore, ma il proprio dirigente che urla contro l'arbitro, quel ragazzo si gasa. E c'ha motivo di reclamare pure lui, quindi, e dopo succedono le cose che non devono succedere. Quindi tutto lì. Certo, c'è un accenno a un comportamento, diciamo, poco sportivo, c'è stato, ma non del River, c'è stato di una sola persona. E non è successo, cioè poi finita quella cosa lì, e tutto è tornato alla normalità. Bene, nel frattempo è arrivato un fax da parte del Villa San Vincenzo
che parla della gara con il Vacri e di presunti favori arbitrali al Vacri. Stavo leggendo nelle prime battute, poi magari leggeremo il fax nel corso della trasmissione quando parleremo del girone di seconda categoria. Ma intanto abbiamo parlato in larga misura della gara River Montupoli, visto che c'era la telefonata. Per il resto, Colle Corvino che continua la sua marcia. Il Colle Corvino continua ad andare come un carro armato, schiaccia tutto, passa su tutto e quindi non vede nessuno. E la Lanno fa la stessa cosa, anche se qualche punto lo divide dal Colle Corvino, quindi. Ma ciò che non riesco a vedere è dietro la Lanno non c'è l'Adriano Flack di Giuliano Teatini, bensì c'è il Bucchianico, a sorpresa. Il Bucchianico va forte, va fortissimo, anzi, bisogna tenere pure conto che il Bucchianico probabilmente dovrà disputare di nuovo la partita con le Corvino, perché ci sta in atto un ricorso e adesso proprio in riferimento a questo ricorso io vorrei chiedere una cosa. Chiedo scusa. Dunque, non è roba di ieri, ma è dell'altra partita, domenica scorsa. Bucchianico, Colle Corvino, Bucchianico, succede che un giocatore del Colle Corvino viene ammonito per due volte di seguito. L'arbitro non lo espelle. Fine partita, che succede? Succede che i dirigenti del Bucchianico vanno a far notare questa cosa all'arbitro. L'arbitro non dice che non è, cioè ammette l'errore, gli fa addirittura una dichiarazione scritta che loro, quelli del Bucchianico, hanno allegato al ricorso che hanno fatto alla Lega. E roba di giovedì scorso, il comunicato, se non mi sbaglio, intanto hanno squalificato Berardi, che era il ragazzo che era stato ammonito due volte. Però in riguardo alla partita hanno deciso di soprassedere, poi non ricordo bene l'altra frase. Mo adesso mi domando, soprassedere per la federazione cosa significa? Significa soprassediamo nel senso che lasciamo perdere così, oppure soprassediamo oggi per decidere in un'altra data? Perché potrebbe anche accadere che non accadi nulla, ecco. Non accadi nulla, rimane tutto così, è tutto tranquillo, tanto non è a Colle Corvino che quei tre punti potessero essere determinanti, no, quindi Colle Corvino se ce li ha o non ce li ha è la stessa cosa, il Bucchianico invece potrebbe da quella sconfitta o magari tramutarsi in un pareggio, qualcosa potrebbe correre dietro la Lanno, quindi bisogna vedere tutto quanto questo. Invece, andando un po' più giù dalla classifica, la Flacco ha perso di nuovo. Non che le partite non si possano perdere, però si continua a perdere colpi. Adesso dalla Lanno, che ha 36 punti, mi sembra, sì. La Flacco ce n'ha 26, quindi sono 10 punti. Ammesso che debba recuperare la partita con il River, insomma, comunque la distanza è sempre tanta. A questo punto qualcuno mi dice che sono tifosi del Giuliano, della Flacco, ma io dico di no, però è una squadra che mi sta simpatica, perché a parte il fatto che ha fatto dei sacrifici enormi per poter affrontare un organico del genere, però se questo organico non va, hanno intanto fatto una cosa, hanno messo fuori l'allenatore, esonerato Maccione 6-7 domeniche fa per prendere Di Zio, bravo, per l'amore del cielo, però si vede che sta squadra, allora siccome quando le cose non vanno bene chi paga l'allenatore, perché si potrebbero mandare via l'allenatore, i giocatori o la società, queste sono le componenti che fanno sì che le cose, a questo punto l'allenatore è stato cambiato, i risultati sono sempre quelli, io direi tanto, cercate la società, no, perché la società per l'amore del cielo ha fatto tanti sacrifici, ma insomma andate a casa dei giocatori, chiedo scusi ma avete preso il fior fior di giocatori, è possibile che in prima categoria gente che ha giocato sempre in promozione non riesce a fare un risultato buono, no? Quindi non ve la prendete con me cari giocatori, però insomma vuol dire che qualcosa non va, vuol dire che non avete sentito quello che vi diceva Maccione e non state a sentire nemmeno Di Zio,
non si spiega in modo, cioè non è, non mi si può parlare di infortuni, di squali, perché parla della squadra ci sta, giocano, loro giocano sempre, sì, una volta manca uno, una volta un altro, ma insomma dipende, ma ci sta, Marino ci sta, Firmani c'è, Di Cingio gioco, l'altro gioco, insomma a un certo punto che vogliamo fare, quindi. E invece sto girone, ieri il passo falso, la Faresina, vabbè, la Faresina poteva anche perdere a Pianella perché ci sta la sconfitta lì, poi la Faresina è una società che è partita per fare un campionato normale, quindi mi sta andando anche bene. E invece l'Arielli ieri, insomma, una partita da non addirittura, cioè lì doveva vincere e basta, perché era la concorrente il Villanova, invece mo si è allontanato pure il Villanova, quindi le cose non si mettono tanto bene. Quindi per il resto, insomma, in vetta è tutto normale, lì dietro c'è ancora da vedere tantissimo pure lì, però ripeto, lì davanti, a differenza del girone B dove ci sarà ancora da lottare dappertutto, lì mi sembra che la corsa davanti sia già risolta. Bene, adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa pubblicitaria e poi parleremo della seconda categoria, girone D. A tra poco. Bene, siamo tornati in studio e vediamo cosa è successo nel campionato di seconda categoria girone D, seconda giornata di ritorno. Brecciarola Palombaro 0-1, Caporosso Faranovanta 2-2, Casa Canditella Real Francavilla 1-0, Castelfrentano Teate 86 0-0, Crecchio Canosa Sanita 3-0, Nino Cerullo Maiella 84 2-1, Sant'Anna Ferentum 1-1, Vacri Villa San Vincenzo 2-2. La classifica, al comando il Vacri con 45 punti, Crecchio 33, Maiella 84 e Casa Canditella 26, Canosa Sannita 24, Villa San Vincenzo 23, Palombaro e Nino Cerullo 22, Sant'Anna e Castelfrentano 21, Teate 86 19, Brecciarola e Caporosso 17, Ferentum 16, Fara 90 15, Real Francavilla 12, Maiella 84, Villa San Vincenzo, Palombaro, Sant'Anna, Brecciarola e Caporosso hanno una gara da recuperare. Questa è invece la classifica dei marcatori. Al comando Riccardo Paciocco del Vacri con 15 reti, 12 gol per Sergio Di Prinzio del Villa San Vincenzo, 10 gol per Monaco del Crecchio, Cerasa del Palombaro, Cardinale del Maiello 84 e Adorante del Caporosso hanno 9 gol, a quota 8 Miccoli del Brecciarola con 7 reti, Nunziato del Nino Cerullo, Leonelli del Canosa Sannita e Giosia del Vacri, infine con 6 gol Zarbo della Teate 86, Di Cristofaro del Brecciarola e Cavallo del Casa Canditella. Questo per quanto riguarda la classifica dei marcatori e adesso, prima di affrontare l'argomento di seconda categoria girone D, volevo leggervi questo fax che comunque è relativo a questo girone e alla partita Vacri-Villa San Vincenzo, inviarcelo dei dirigenti, credo, anche se si firmano tifosi del Villa San Vincenzo, credo siano componenti della società. E dice questo fax, leggo testualmente: fino ad oggi avevamo pensato che il Vacri, la squadra che sta dominando il campionato, avesse una marcia in più rispetto alle altre, visto il cospicuo vantaggio accumulato rispetto alle seconde. Ma alla luce di quello che abbiamo potuto vedere ieri, ci è sembrato che più di una marcia in più abbia una spinta in più, quella della classe arbitrale. Prosegue il fax: in altre occasioni avevamo sentito parlare di aiuti arbitrali, ma non pensavamo fino a questo punto. Ora abbiamo capito perché il Vacri è ancora imbattuto. Prosegue questo fax: quello che si è visto ieri in campo è assolutamente scandaloso, è una vergogna per il calcio e tutto lo sport in generale. È inconcepibile che un arbitro, dopo un primo tempo arbitrato egregiamente, nel secondo tempo si trasformi di colpo, fischiando dal primo all'ultimo minuto punizioni inesistenti nella nostra metà campo, fino a far sì che il Vacri pareggiasse i conti a tempo praticamente scaduto. Ci ha impedito di giocare, fischiando ogni volta che prendevamo palle, bloccando sul nascere i nostri contropiedi, fischiando fuorigioco inesistenti. Certo, riconosciamo che il Vacri nel secondo tempo ha sbagliato 2 o 3 gol quasi fatti, ed è logico che sia così con un arbitro che ti fischia 20 punizioni dal limite. Se il Vacri ci avesse messo sotto col gioco e con i gol, non avremmo avuto nulla da eccepire, visto che non abbiamo ambizioni di gloria. Ma pareggiare una partita in questo modo è assolutamente deprimente e scoraggiante e fa davvero rabbia. Se questo è il vero calcio, allora meglio smettere, dice questo fax. Magari se c'è qualcuno del Vacri all'ascolto che vuole replicare, è libero di farlo.
Luigi. Il fax non è che parla, è chiaro il fax, però insomma, prima di affermare certe cose dovremmo riflettere un po' tutti quanti, perché non mi sembra giusto sminuire i meriti di questo Vacri, che è una signora squadra, poi c'è una persona come Paciocco, ma c'è pure qualcun altro, Giosia, Passeri, eccetera. Certo è che pure ieri sera mi è stato detto, mi è stato riferito che la partita non sarebbe finita se il Vacri prima non avesse fatto il gol del pareggio. Infatti l'ha fatto al 45esimo, però queste sono voci che a un certo punto... Però la cosa che mi preoccupa in questo momento è che questa cosa qui non me l'ha detto una persona così, me l'ha detto una persona per bene. Forse in quella partita, forse l'arbitro avrà avuto un certo timore reverenziale nei confronti di un giocatore di Serie A come Paciocco, ma non mi sembra che possa succedere questo. Però tante volte, sai, chi sta ascoltando sa a chi mi sto rivolgendo, perché ho parlato con lui. Certo, può essere pure, però in quel fax si precisa pure, la partita non l'ho vista, premetto, no? Però in quel fax si precisa pure che il Vacri nel secondo tempo ha sbagliato 2, 3, 4 occasioni facili. Quindi è chiaro che, insomma, tutto sommato in ultimo avrebbe potuto pure raggiungere questo pareggio senza l'ausilio, come dite voi, di favori arbitrali. Ma alla base di tutto ci sta quella famosa, e qua pure loro, i nostri ospiti che stanno in mezzo ai campi, sui campi da tanto tempo, che l'arbitro oggi ti va contro, domani magari ti favorisce. Quindi in ultimo, tutto sommato, va sempre pari, almeno dovrebbe essere così. Qualche volta non succede, però proprio perché è una regola ci stanno pure le eccezioni, che qualche volta non succede, ma se no normalmente succede che le cose vanno a pari. Ma se dovesse essere veramente che una squadra come il Vacri sia favorita in un certo modo perché c'è un disegno dall'alto per favorire il Vacri, allora questo sarebbe veramente troppo, che il Vacri non ha bisogno assolutamente di essere favorito da nessuno. Secondo io l'ho visto giocare, ho visto come gioco, ho visto che succede quando la squadra qualche giorno non gioca, ci pensa Paciocco, ma normalmente giocano tutti, quindi non credo che sia una cosa, proprio non ci voglio credere che sia così. Tutto lì. Per quanto riguarda invece il girone in generale, in sostanza si conferma il Crecchio, perché mi sembra proprio la squadra destinata ad andare agli spareggi, però non smetterei di guardare pure dietro il Crecchio, Palombaro, Maiello 84, Palombaro ieri ha vinto fuori casa col Brecciarolo, Maiello 84 e lo stesso Casa Canditelle, che sembra che a singhiozzi però comunque ha ripreso a camminare, perché era partita a 5 gol per volta, dopo ha attraversato un periodo un po' critico, però adesso sembra che si sia ripreso, non fa più 3-4 gol, però 1-0, 2-1, vince, riesce a vincere, quindi mantiene il passo. Per quanto riguarda giù, invece, pure lì c'è ancora molto da lavorare prima di poter dire, perché mi diceva Jacobucci che felicissimo di quanto la squadra sta facendo durante questo periodo, però c'ha 19 punti e non è nemmeno più tanto sicuro. Bene, c'è un certo D'Alessandro, dirigente del Vacri, al telefono, che voleva intervenire. Sentiamo al telefono il signor D'Alessandro. Pronto? Buonasera, sono D'Alessandro, vicepresidente del Vacri. Ah, buonasera signor D'Alessandro. Beh, volevo replicare un po' a quello che hanno detto i signori di Villa San Vincenzo. Sì, lo può fare. La partita. Sì. Chiaramente i tifosi li guardano ognuno dal loro lato, dal loro punto di vista. Sì. Forse non hanno notato che nel primo tempo c'erano due rigori netti a nostro favore. Sì. E forse tutte le squadre che giocano contro il Vacri non si rendono conto che i giocatori del Vacri sono in grado di fare due partite di seguito, perciò pareggiano sempre o vincono agli ultimi minuti. D'altronde la partita dura 90 minuti. Noi abbiamo segnato prima che l'arbitro chiamasse i tempi di recupero, siamo arrivati 4 volte a coperto col portiere, in ultimo abbiamo fatto gol. Sono loro che non avevano più la forza di contenerci
e hanno fatto un secondo tempo solo tirando calci e menando gli avversari. Figuriamoci che al nostro allenatore hanno rotto un ponte in bocca, quindi. Poi i signori di Villa San Vincenzo pare che telefonano molto spesso sul fatto che si lamentano degli Alpi, sì, si lamentano di quello e si lamentano dell'altro. Dovrebbero giocare un po' di più a pallone e allenarsi di più, mettere qualche giovane, perché sono pure abbastanza anzianotti, quindi non sono in grado di stare dietro a una squadra allenata. Ho detto tutto, penso. Bene, è stato molto pacato. Di aver detto quel che ho visto in campo. Certo, certo. Fa piacere che almeno abbiamo avuto anche la controreplica dell'altra parte in causa. Grazie e buonasera, signor D'Alessandro. Buonasera. Bene, abbiamo quindi avuto l'opportunità di sentire anche il VAR. Per fortuna, altrimenti poi mi sarebbe dispiaciuto poi sentire nei prossimi giorni tu senti soltanto una campana. Meglio così. E adesso direi di passare alla seconda categoria, girone F, poi c'è in programma l'ultima pausa pubblicitaria, ma vediamo subito i risultati e le classifiche. Bomba San Salvo Marina 0-4, Civita Luparella Mario Toldò 2-5, Guastamero di Carpinetto Sinello 0-2, Palena Fossa Cesia 90 3-2, Perano Villa Santa Maria 3-0, San Giovannese Marina Calcio 2-7, Treglio Torre Bruna 1-1 e Valsinello Gissi Poggio Fiorito 5-0. Questa è la classifica della seconda categoria girone F. Al comando il Valsinello Gissi con 47 punti, Mario Turdò 41, Torre Bruna e Perano 39, Villa Santa Maria 26, Marina Calcio 25, Carpinetto Sinello 24, San Salvo Marina 22, Treglio 21, Poggio Fiorito 20, Bomba 19, Civita Luparella 14, San Giovannese 12, Fossa Cesia 90 11, Palena 10 e Guastameroli 7 punti. Questa è la classifica dei marcatori. Al comando Zoccaro del Valsinello Gissi con 17 reti, Chioldin del Torre Bruna 14, Spinelli del Perano e Catalano del Carpinetto Sinello 12 reti, Di Martino del Bomba 11, Cancelliere del Perano 10, Turdò Germano del Mario Turdò e Di Pasquale del Valsinello Gissi 9 gol, 8 reti per Varrati del Villa Santa Maria, Pomponio del Valsinello Gissi, Perrucci del Carpinetto Sinello e Cericola del Treglio con 7 reti, Falcucci del Mario Turdò, infine con 6 gol Tiziano Turdò del Mario Turdò, Franco Schieda del Civita Luparella, Liberatore del Marina Calcio, D'Attanasio del Poggio Fiorito e Claudicante del Perano. Questo per le posizioni di vertice di questo campionato che solitamente, come tutti gli anni, è di gran lunga più prolifico del girone D e come spesso accade c'è una squadra che sta dominando il girone, si tratta del Valsinello Gissi, formazione che d'altronde è stata costruita per vincere, per ammazzare questo campionato, anche se c'è da dire che il Perano sta un po' deludendo visto gli uomini a propria disposizione. Sì, c'hai ragione, hai detto giustamente, sono due formazioni nate per vincere il campionato. Una sta rispettando i piani e l'altra invece ha avuto qualche momento di pausa e questa pausa insomma non è che è passata inosservata, perché mi sembra che ci siano 6 o 7 punti in questo momento. E comunque, a parte la prolificità di questo girone, ma vedo pure continuamente che il fattore campo non è che sia molto determinante. Al contrario di quanto si possa pensare. Ieri 4 vittorie in trasferta. Al contrario di quanto si possa pensare, per esempio, se tu dici vai a giocare a Chieti, al campo di Sant'Anna, dove non ci sta nessuno, invece vai a giocare a Civita Luparella, oppure, non so, a Perano, magari c'hai più gente, il fattore campo quindi conta. Ma nonostante tutto quanto questo, si vede che ogni domenica tu, 3 squadre, 4 squadre ieri vengono fuori casa, quindi vuol dire che la gente si è evoluta. Mi fa piacere, perché quando giocavo io, ai tempi miei, quando andavi a giocare fuori casa, insomma, mezza partita era già persa perché andavi fuori e non potevi parlare. Invece adesso forse ci stanno, la gente è più sportiva. Questo mi fa piacere. Quando riguarda invece il campionato in sé per sé, diciamo che il Valsinello Gissi dell'amico Elenio Di Filippo va avanti a gonfie vele, continua a vincere, vince 5, e io ho notato che di tutta la seconda categoria, di tutto il calcio
che ci interessa, quello il cosiddetto minore, mi sembra che sia la squadra con un tabellino migliore di tutti, partendo dalle vittorie, dai gol fatti, i gol subiti, le vittorie in trasferta e tutto quanto. L'attacco migliore e la difesa migliore. Se non sbaglio, ha 6 gol soltanto, ha preso solo 6 gol e di gol ne ha compresi 5 di oggi, 49 mi sembra, se non sbaglio. Sì, sembra. Comunque devono essere queste cifre, perché me le ricordo, 44 gol aveva segnato la domenica più 5, quindi dietro la Valsignan Logistica ci sta la corsa, ci sta il Mario Turdò che continua a camminare molto bene, Torre Bruna, insomma, mi aspettavo facesse qualcosa in più, però d'altronde contro avere una concorrenza così, diciamo, forte è pure difficile, insomma, da poterci competere. Quindi pure qua per la corsa al secondo posto mi sembra che, anche se non me ne voglia genovesi del Valsignan Logistica, la matematica non dice che la Valsinella c'è un discampionato. Certo, sta 6 o 7 punti davanti per adesso. Può essere pure che questi 6 o 7 punti diventino 14, però può essere pure che si possano assottigliare, perché il Perano ieri ha fatto 5 gol, mi sembra. Ho vinto 3-0 con la Santa Maria. Sì, quindi il Perano pure dopo quella pausa ha ripreso a marciare benissimo e penso che Cancelliere saprà, poi ha preso pure un altro giocatore, mi sembra. Ultimamente? Mi sa di sì, ha preso qualcun altro, non mi viene in mente in questo momento, comunque ha pensato bene di rafforzarsi ulteriormente, almeno per correre per la seconda piazza, perché Cancelliere non si è nascosto, all'intervista che gli hai fatto proprio tu, mi sembra, sì. Disse no, noi ragazzi non è che siamo partiti così, noi dobbiamo vincere il campionato, quindi la prima piazza magari può essere pure che non sia più alla portata, ma la seconda là. Assolutamente. E poi Perano, insomma, è una buona piazza, Perano vanta pure dei trascorsi abbastanza importanti, quindi non credo che si lasciano sfuggire questa occasione. Bene, volevo parlare un attimo di questo girone anche con i nostri ospiti del Torino di Sangro, visto che mi sembra l'anno scorso era proprio questo il girone insieme al San Vito dove giocavate. Cosa ci può dire di questa stagione e cosa conoscete di questo girone attuale? La matematica, diciamo, come diceva Davide, la Valsignana sì, ha 6 punti di vantaggio, però non ripetiamo che l'anno scorso a 5 partite dalla fine il San Vito aveva 8 punti di vantaggio e si è mandato a fare spareggi, quindi non è detto l'ultima, perché il Perano, il Turdò, il, diciamo, Torre Bruna, queste sono tutte squadre che ogni anno stanno là per cercare di fare salto, insomma. Ma specialmente Perano, che non può, diciamo, tutti questi giocatori a seconda piazza almeno fare gli spareggi. Però neanche da il Carunchio Turdò niente da fare. Torre Bruno un po' di meno, ma il Carunchio secondo me è una rotta a due, secondo me, la seconda piazza. Tempo fa un altro ospite che pure è pratico di quella zona disse la Valsignan Logistica sicuramente vincerà il campionato perché ha vinto a Torre Blu. Sì, se lei vince a Torre Blu e Carunghi quindi vince a Carunghi e Torre Blu non c'è alternativa, loro non sono riusciti, però la Valsignan ci è riuscita, quindi ecco, è una cosa molto importante, molto dobbiamo vedere, questi due cambi sono micidiali. Se riesci a non una sconfitta, la prova del fuoco è proprio quella. Bene, adesso noi ci fermiamo per una breve pausa, poi parleremo anche di karate e di sport equestri con i saluti finali dei nostri ospiti. Bene, siamo arrivati alla parte conclusiva, sport equestri, dicevo, come notizie, venerdì scorso, solo notizia, no? Sì, non ci diamo all'Ippica, venerdì scorso presso l'azienda agrituristica Antica Taverna di Pizzoferrato è stata presentata la gara nazionale di Endurance, primo Gran Premio del Mediterraneo, che si terrà a Castel di Sangro il 28 luglio del 2000.
Per quanto riguarda invece il karate, sabato 29 e domenica 30 gennaio si sono svolti ad Ostia, presso il Palafilp JK, i campionati italiani juniores per i nati tra l'80 e l'83 di karate, specialità kumite, combattimento. Ottimi risultati per l'Abruzzo, in particolare per Francesca Di Pasquale del CFKR Colonia Spiaggia del maestro Bruno Rastelli e per il frentano Ivan Pischedda del CSKS Club Lanciano del maestro Pietro Antonacci e dell'istruttrice Luisa Gandelli. La Di Pasquale, già campionessa italiana in carica per la classe cadetti, ha ottenuto un ottimo secondo posto, medaglia d'argento, nella categoria 50 kg, vincendo 4 incontri su 5 e perdendo solo in finale. Ivan Pischedda, già campione regionale in carica sia cadetti sia juniores, si riscattava dalla non buona prestazione di circa 2 mesi fa ai campionati italiani di Chiavari, dove aveva ottenuto un 11° posto, ottenendo invece un ottimo 3° posto e battendo nella finale per il 3° il barese Loseto, già nazionale ai campionati mondiali dello scorso ottobre. Bene, con questa notizia di karate chiudiamo per quanto riguarda questa puntata, ma prima ci sono naturalmente i consueti e tradizionali saluti finali dei nostri ospiti. Iniziamo dal presidente del Torino di Sangro, Nino Difonso. Saluto tutta la società, non solo di Camillo come diceva Davide, però abbiamo anche altri dirigenti che ci aiutano moltissimo. Poi saluto i giocatori che non mi faccio vedere, però gli faccio le sorprese. E saluto tutti i tifosi che quest'anno sono innumerosi. Bene, grazie al presidente Difonso. Il vicepresidente Claudio Primavera. Sì, io mi sono dimenticato prima di nominare il mister dell'Under 18. Chiedo scusa, lo saluto adesso. Franco Sisse sta svolgendo un ottimo lavoro con noi a Torino di Sangro. Una persona molto seria, in campo, valido, quindi niente, saluto lui, anch'io mi aggrego ai saluti del presidente, per tutta la squadra, i tifosi, i vari sponsor che ci aiutano, niente, saluto tutti gli altri dirigenti delle altre società. Siamo là, ci tentiamo. In bocca al lupo ai nostri ospiti, Luigi Davide. E io intanto mi complimento con i due signori che ho accanto, che sono due giovanissimi dirigenti, e questo è un esempio. Quindi, cari giovani, quando vedete le società che non vanno bene, mettetevi davanti e fate come loro. Hanno vinto un campionato, hanno riportato il Torino di Sangro in prima categoria e stanno andando benissimo. E poi il saluto naturalmente faccio a tutti coloro che dal calcio pensano che di potersi, cioè con il calcio pensano di potersi prendere dei veleni, invece non è così. Siate, rimanete su quello che è lo sport e basta. Non esagitate gli animi come ho visto ieri a Chieti e come magari è successo con il fax del San Vincenzo. In ultimo, lo sport è sempre sport. Non è che con quello magari uno dei divagri passa a San Vincenzo, succedono, cioè voglio dire, il calcio, lo sport deve soltanto unire, non allontanare, tutto lì. Bene, grazie ai nostri ospiti, a Luigi Davide, prossimo appuntamento venerdì con Anteprima Sport, domenica e gol, lunedì.